primo el taglio perché per cambiare un po' solamente, non è niente in particolare. E dopo sono di parlare un poco, no? Basta così, è quello solamente. Io credo che era, però gli errori possono essere per noi o anche incontro nostro. Sempre ho giocato nello stesso modo, no? No, non credo di cambiare ora quello. Sempre penso a darle una mano ai miei compagni del mezzocampo, no? Più che altro. Dopo sì. Io so che sono un attaccante, devo segnare, adesso hanno passato parecchie partite che non ne ho segnato, no? Devo cambiare quello, no? Il mister ha detto che adesso inizia lo più difficile perché la motivazione contro le grandi squadre magari è più facile, no? In quel senso, però se noi mettiamo in campo tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, credo che possiamo ancora arrivare più sopra, no? Più su. Io vorrei sapere se avete detto qualcosa di particolare con Maxi Lopez. No, particolare cosa? Vi siete salutati in una maniera Sì, particolare? no, no, normale, normale. Vi ha detto come si trova a Milano, vi siete raccontati qualcosa? Sì, parliamo di tanto in tanto, però normale come amici che eravamo qua. Ancora siamo, no? No, a me mi piace giocare tutte le partite, sia per aiuto della squadra, sono sempre pronto, no? Dopo credo che se tu giochi 90 minuti tutti i weekend, sicuramente tu prendi un ritmo più alto che se non giochi. Sono tutte grandi squadre, no? Però la classifica parla anche, noi siamo vicini a tutte queste squadre che tu hai detto. Quanto aiuta il Catania a sviluppare il gioco e a finalizzare?
Es importante la continuità. Ci conosciamo bene tutte e tre. Ancora sicuramente dobbiamo migliorare tante cose, però ci riusciamo a fare delle belle prestazioni, no? Belle prestazioni. Dopo sicuramente dobbiamo segnare ancora di più. Il Pitu può migliorare tantissimo ancora perché per volta le fa male il ginocchio, no? Perché quel problema non è facile che lui ha avuto, però io lo conosco bene, l'ho visto in grande forma in San Lorenzo e anche qualcuna partita qua ha fatto di grandi prestazioni. Migliorerà, poi quanto potrebbe migliorare. Ah, sicuramente, tutta la squadra, sicuramente che è così. Parliamo un po' del Chievo, prossimo avversario, si diceva appunto inizia un altro campionato, dovete stare attenti, c'è da rimediare la sconfitta dell'andata, insomma ci sono tanti temi, c'è da cercare l'Europa, ci sono tanti temi da affrontare per questa partita contro un avversario che sta bene. Loro anche giocano bene, sono una squadra forte, tosta e sicuramente non sarà facile. Visto nulla dopo, però ho parlato con Marchese e mi ha detto che no, non era entrata la palla, no? Non l'ho visto dopo. Carrizo credo che sta facendo un campionato buonissimo, no? Perché dopo che lui è arrivato la squadra anche è migliorata e non prendiamo tanti gol, merito anche della difesa. Sicuramente Carrizo è arrivato al livello che conosciamo in Argentina, no? Andújar è un grandissimo portiere, no? De selezione anche, quindi sono tutti e due bravissimi. No, non lo so, quello lo lascio per voi. Sì, credo che il mister con la sua mentalità, credo di squadra grande, è stato bravo in quell'aspetto di giocare fuori di casa come, quasi come a casa, no? Abbiamo accennato all'inizio dell'intervista, l'obiettivo di gol alla fine per Bergesio resta quello? Sì, sempre lo stesso. Sempre 13.